che lo sport deve, come dire, portare avanti sempre di più non solo i valori, diciamo, legati al sano agonismo, ma anche valori etici e culturali. Nelle parole di Davide Della Porta, presidente dell'Academy School Volley, società impegnata soprattutto nella scoperta e nella crescita di giovani pallavolisti, è chiaro l'intento per il quale in questa stagione le formazioni Under 14 ed Under 16 indosseranno la maglia dedicata ad Anna Frank. Un gesto che vale più di mille parole, perché innanzitutto, quando i giovanissimi atleti della formazione biancoverde scenderanno in campo, ci sarà lei a simboleggiare il rispetto che bisogna avere nei confronti di tutti, come spiega anche il capitano della prima squadra, l'Avellino Volley, Adele Nigro. Sicuramente lo sport è una vera e propria scuola di vita e sicuramente i valori principali sono il rispetto. Quindi il rispetto per l'avversario, per il compagno di squadra, società, per tutti, al di là del colore della pelle, della maglia, del paese. Quindi il rispetto è fondamentale per i ragazzi, bisogna insegnare fin da subito che è importante rispettarsi sia in campo che fuori. Sicuramente è un valore che va insegnato in primis dalle famiglie, poi ovviamente scuola e sicuramente nello sport anche dalle società sportive. Un'iniziativa importante che va presa da esempio, come sottolinea anche il presidente provinciale della FIPAB, Felice Vecchione. A volte non è solo per ricordare, proprio per insegnare, perché le fondamenta di ognuno di noi deve partire dal passato, dalla storia, quindi non va dimenticato. E quindi queste iniziative sono sempre meritorie e vanno apprezzate, se non altro perché lo sport deve essere cultura. Per la stragrande maggioranza, lo diciamo con forza, lo sport è cultura, per cui è importante abbinare la vita sociale a quella sportiva.